La natura fa ciò che vuole. Non puoi domarla né controllarla. Maria vive da 95 anni sull'isola vulcanica di Stromboli, a nord della Sicilia. Ma perché sono rimasta sull'isola? Mai me ne andai. Restai qua, vicino a questo animale selvatico. Questo vulcano è sempre attivo, ma di solito è un mostro dall'indole moderata e tenace. Eppure, per alcuni il vulcano fu l'ultima cosa che videro in vita. Guarda il pericolo. Il pericolo è fuori in città. Non c'è pericolo. A Stromboli non c'è pericolo. Cioè, sai come dicevano i vecchi strombolani? Voglio morire quando mi fa morire il vulcano. Durante la grande eruzione del 1930, Maria perse suo nonno. Aspettai mio nonno ogni mattina. Più il tempo passava, più odiavo quella montagna. Per molti anni, Maria ha sperato che il nonno fosse ancora vivo. Questa è la mia storia, che è un po' anche quella di Stromboli. Invece adesso prendo la pietra, la metto qui e lavoro, perché è lei che mi guida a tirare fuori il volto. Anche se l'avevamo studiato in chimica, che anche le pietre sono viventi perché hanno delle molecole che si muovono, in realtà non lo vediamo tutti i giorni. Ma qui a Stromboli si sente proprio dal vivo, da vicino. Il pescatore, il filosofo, il cuoco sono tutti collegati alla montagna. È come se io vado a trovare, non so, io mi sento che io sono un figlio di lui. Per me è come un secondo padre. Stromboli sta diventando la pietra di paragone per chi vive ai suoi piedi. Oh, what a big fright. I said, I just shaked. It was enormous because I wasn't used to this always, the volcano. Queste persone sono disposte a integrarsi, a sottomettersi alle leggi della natura. I love Iddu. I call it Iddu e Idda because I feel that the volcano is a lady. La natura pari cauta e invece con uno scossone può sconvolgere all'improvviso la vita dei cristiani, ma non la distrugge. La natura opera per il suo bene.